Buongiorno amici profumati, un sacco che non ci vediamo. Oggi vi propongo di parlare delle mie ultime scoperte low cost. So che il discorso vi piace, quindi partiamo subito perché ci sono tanti profumi qua sul mio tavolo. Facciamo prima però un paio di premesse perché senza premesse che noia. La prima, low cost non è una soglia esatta, è una soglia astratta e quindi noi oggi parleremo dei profumi inferiori a 30 euro. Anzi, a 25 euro. Una cosa, l'altra cosa. Adesso iniziando a parlarvi di 4711 Acqua Colonia Coconut Water and Yuzu. Parlando di lui, vi racconto cosa è successo. Se voi guardate e seguite il mio Instagram, Profuminsta, avete già visto che si è alzato il polverone per questo profumo, perché un lettore, un seguace, alla mia raccomandazione ha risposto che questa acquetta dura 10 secondi, non di più, o 10 minuti, non di più. Io solitamente a questi messaggi rispondo dicendo che noi siamo tutti diversi e la percezione e la compresa, la durata di profumo per noi è comunque molto individuale. Sai, spesso si dice dipende dalla tua pelle, ma non dipende solo dalla tua pelle. Dipende sia dal tempo, umidità e caldo fuori, dipende da dove lo metti, magari vestiti o capelli, dipende anche dal tuo naso, perché se tu sei abituata a profumi molto forti, tu magari le piccole sfumature o profumi che stanno comunque vicini alla pelle, profumi intimi, magari non li sentirai, ma non è detto che gli altri non li sentano da te, quindi ci sono tanti fattori per quello che riguarda la persistenza, non bisogna sempre giudicare dal punto di vista della persistenza. Poi ci sono dei profumi come Angelique Sous la Pluie di Frédéric Malle che io la sento durare giusti 5 minuti, quando poi si asciuga dalla pelle io praticamente non la sento più. Cioè, non vuol dire che non è un bel profumo. Quindi, il discorso si era chiuso. Io sulle stories mi sono spiegata perché questo uomo pensava che sono sponsorizzata da 4711, quindi che sono pagata o non so, regalata per parlarne bene. Non mi sto giustificando e non mi giustificavo lì sulla mia pagina, volevo solo dire che io qua sulla mia pagina non sono sponsorizzata, ma tanto non vuol dire niente. Io parlo soltanto dal mio punto di vista personale. Se voi notate, molto spesso io non dico neanche la parola questo mi piace, o quando scrivo dei profumi raramente dico mi piace. No, io cerco di spiegarlo il miglior modo possibile di come lo sento io. Se poi mi piace o non mi piace, in realtà pochi se ne fregano, non se ne frega nessuno. È solo un fatto mio, un profumo, non esiste un profumo nel mondo che piacerà a tutti, quindi se piace a me, non vuol dire che piacerà a Pinco Pallino. Siamo tutti diversi, quindi io cercandoli di raccontare dal punto di vista oggettivo, cerco di farle trovare una persona che lo amerebbe. Quindi dico sempre che se voi siete curiosi del mio gusto o voi siete compatibili con me, abbiamo stessi gusti, una percezione stessa non esiste, no? Non esistono due persone con la stessa percezione. Se abbiamo i gusti simili o se non abbiamo gusti simili ma siete semplicemente curiosi di sentire la mia, rimanete con me. Se invece vi irrita talmente tanto che io spesso e volentieri lodo profumi poco persistenti, pardon, non ci posso fare niente. Io per esempio non sopporto profumi che durano 24 o dopo 5 docce li senti ancora addosso. Questi profumi non fanno per me. Non perché sono tutta così sensibile, mi sento a lungo profumi, ho il mio naso molto sensibile, non per questo, sono anosmica a tantissime altre cose. Semplicemente sono lunatica o mi cambio umore più volte nella giornata e io voglio anche cambiare profumo più volte nella giornata, oppure non lo voglio cambiare ma lo vado ad aggiornare. Infine, avrò, non so, 600 flaconi nel mio armadio. E cosa ne faccio se mi durano profumi dalla doccia alla doccia? Comunque, questa acqua colonia ha alzato un polverone. Cosa riguarda la persistenza? In realtà non voglio mai più parlare della persistenza. Per me persiste abbastanza. Qualche ora, 3-4 ore, per me persiste. No, allora sì, mettiamolo qua un attimo. Cosa ci sento? Allora, io mi sto
fissando adesso con queste boccette. A parte che la boccetta è bellissima, 50 ml, piccola, e guarda com'è fatta bene, guarda, proprio lei meriterebbe una colonnina di profumi simili nel mio armadio. Io adoro i profumi combo di agrumi e di cocco. Adoro questo combo perché d'estate secondo me si comportano in modo migliore, no? Sapete, l'estate fa caldo, i profumi si evaporano, quindi questa parte fruttata, questa parte agrumata, ti rinfresca, magari va via anche subito, ma poi rimane sulla pelle, persiste il cocco ed è in questo caso è lato cremoso, non dà la sensazione di ambre magique. Stile. Virgin Island Water, scusate la mia pronuncia delle parole inglesi, ma così più comodo. Stile lui, secondo me anche persistenza la stessa, secondo me, ma secondo me. Questo genere profumi li uso tanto d'estate, li uso anche prima di andare a dormire perché poi mi sveglio con questo leggero cocco cremoso addosso. Di questo genere uso anche il dupe di Virgin Island Water che è bellissimo e se volete ne parliamo. Non volevo dilungarmi con questa storia, però e secondo me potrebbe anche va detta anche magari a parte, così magari più persone lo sanno, anche se chi vuole pensare male di te la penserà comunque. Volevo dire che nel mio caso non troverete mai una bugia. Se un profumo non mi piace, io cercherò comunque di descriverlo nella maniera più analitica possibile, anche con eventuali difetti per mio naso, no? Per far capire magari a voi, cioè per me per esempio alta concentrazione è un difetto perché il profumo vola poco, si evapora poco, è pesante. Per moltissimi ragazzi appassionati è un grandissimo pregio. Quindi io ve lo descrivo il meglio possibile e anche se mi regalano profumi o regalavano in passato quando c'era la pagina più grande, ne parlo in modo obiettivo. Cosa vuol dire sponsorizzare? Sponsorizzare vuol dire quando ti regalano il prodotto e ti pagano soldi per farti dire esattamente queste cose. Questo nel caso mio non esisterà. Se una cosa non mi piace, ne voglio parlare a modo mio. A parte che nessuno mai mi ha posto i limiti, mi hanno sempre detto di quello che pensi, vogliamo sapere l'opinione sincera, mi hanno sempre detto così quando mi regalavano i profumi, perché anche per molte aziende, anche cattive parole o cattiva pubblicità è sempre una pubblicità. Niente, allora, questo mio profumo sponsorizzato da 4711 su casa del profumo costava, perché adesso non c'è più, aspetta che lo trovo. Oh, 17 euro, 17,50 l'ho pagato su casa del profumo. Si trova ancora, penso, sui vari Notino e siti del genere, quindi su casa del profumo non c'è più. Io vi consiglio comunque di fare attenzione, prestare attenzione a queste boccette, a queste colonie estive, perché ce n'è una valanga, varie, diciamo un nuovo Jo Malone dei poveri. Spero che non ferisco nessuno, no? Con questo, sapete che questo è una specie di senso di umorismo. Allora, parliamo di Katy Perry Indivisible. Indivisibile. L'ho pagato 10 euro per 30 ml. L'ho spruzzato e prima impressione, allora, è buono, sì. È carino, sì. Sempliciotto, guarda. Alla fine ne ho usato quasi la metà, ne ho fatto due decanter alle mie amiche profumate. L'ho usato oggi per andare a correre, stamattina lo indossavo, è un profumo che sta vicino alla pelle, quindi presumo che per molti sarà sempre una storia poco persistente. Non sono d'accordo qua, è semplicemente un profumo che sta vicino alla pelle, magari non come si dice, non proietta tanto, non mi piace questa parola, non si evapora tanto. Di cosa sa? Dall'inizio, sin dall'inizio, mi ricordava tantissimo un qualcosa che usavo. Dicevo, forse è Lutance Jeux de Pau, quindi il pane sfornato di Lutance, questa storia di sandalo cremoso.
Sì, no, ma c'è un qualcos'altro che mi ricorda. Poi ho capito, mi ricorda tantissimo il discontinuato di Estée Lauder, Sensation Nude. È un profumo vanigliato al cocco vanigliato, leggermente alcolico, busi, tipo un rum con cocco e vaniglia che sta vicino alla pelle e anche cipria, no? Una cosa del genere. Secondo me, a molti, soprattutto a quelli che amano il sandalo e i profumi gourmand, il Jeu de Peau, il Versace Crystal Noir, a quelli che amano i profumi alcolici, un alcolico gourmand che sta vicino alla pelle, anzi, adesso si dice busi. Sentite, per 10 euro, secondo me potete provarlo perfettamente. E se io nel blind test, diciamo che non è il profumo della mia vita, ma se io nel blind test l'avrei beccato e avrei detto sempre le solite cose che fanno nella nicchia. Quindi secondo me è come minimo da provare. Sono contenta del mio acquisto, sono contenta dei miei nuovi profumi low cost, che tra l'altro adesso vi parlo invece dei profumi che mi ha regalato la mia ormai amica Francesca, che ha questa linea di profumi, Lettere di Profumi, la trovate su Instagram, è una farmacista, i profumi che ha fatto li ha fatti esclusivamente per le farmacie. Questi profumi purtroppo, dico purtroppo, perché li avrei consigliati o regalati come minimo a tre persone del mio cerchio. Purtroppo in vendita online ancora non ci sono, non so se ci saranno. Nella vendita online c'è solo il kit scoperta. Quindi, carissima Francesca, mi regala tutti i suoi 5 profumini che formano la parola cuore, no? Vi racconto adesso della lettera U, l'agrumato della famiglia. Piccola premessa anche qua, questi profumi sono stati fatti dai professionisti, dalle case essenziere, dai profumieri famosi, con collaborazione, con valutazione, evaluator, Christian Cavagna, diciamo che non ha bisogno di presentazione, che non ha bisogno di complimenti, perché è il personaggio penso più famoso della nostra community profumata. Lettera U. Spruzzo l'altro giorno, allora era l'ultima che ho usato perché mi sono fissata con, vabbè, poi vi racconto con che cosa. L'altro ieri a passeggiare indosso la U. Sempre penso, è un agrumato, è un champagne frizzante, fruttato. Allora, nella piramide salvia e yuzu. La cosa mi dice poco, no? Ok, va bene, salvia. Salvia spesso la troviamo nelle piramidi dei profumi maschili, quindi magari sai già cosa aspettarti. Yuzu, non so tanto profumi con yuzu, quindi non me lo immagino tanto. Lo metto, sento, cosa sento io? Un champagne frizzante, fruttato, fresco. Non è un solito agrumato, non sono neroli. Anzi, ho pensato per un attimo, sai, più sfumature floriali di un bergamotto, perché bergamotto ha sfumature floriali. Un profumo che vola, che si evapora, lascia scia. Quando si evapora questa sfumatura agrumata, rimane un sentore lignoso che mi era talmente familiare, ma non riuscivo. Poi ho capito. Chi ama Fleur Narcotique, dovete provare la lettera U. Secondo me vi potrebbe perfettamente piacere. Quindi è un agrumato che dura parecchio. E nel dry down mi ricorda Fleur Narcotique. Meno secco di Fleur Narcotique, ma secondo me c'è un qualcosa di simile. Allora andiamo a parlare di